Se volete prendere posto, è meglio. Grazie. Perfetto. Sono aperti. Sono perso il dottor Mantuano. Sì, sì, ma saremo nei tempi. Allora, grazie a tutti per essere qui. Oggi parliamo di HIV, dell'HCV, dell'eradicazione del virus. E diciamo che è un confronto istituzionale. È stato un lapso, ho visto il professor Concia per l'ultimo. È un confronto istituzionale della gestione dei farmaci di questa malattia. Diciamo che 3 anni fa c'è stata una svolta con l'introduzione di nuovi medicinali che hanno di fatto cambiato la prognosi ai pazienti, i trattamenti sono più brevi, hanno meno effetti collaterali, e però richiedono anche un approccio diverso, un'integrazione tra quello che è il territorio e quello che è l'ospedale, creando dei nuovi centri prescrittori. Oggi appunto faremo una panoramica di come era la situazione, di come è cambiata e di quali saranno le prospettive future. Io non ho tempo perché i nostri relatori hanno delle relazioni corpose e abbiamo un'ora di tempo per poter affrontare il problema. Il nostro primo relatore che apre la mattinata è il dottor Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità Sociale della Regione Veneto, che ci racconta un po' qual è la situazione della regione, della gestione di questa patologia. Grazie dell'invito e anche grazie a chi ha organizzato questa bella sala che non conoscevo, che è veramente bellissima. E a parlare di un tema importante, io farò un'introduzione, poi ci sarà la Giovanna Scrogolo che racconterà meglio in particolare. Mi dispiace di non potermi fermare, purtroppo questi nostri ruoli noi dobbiamo volare a volo di uccello di qua di là, abbiamo anche ciò da critica, eccetera. Però mi interesserebbe sapere, conoscere quello che si discuterà oggi e come e che conclusioni clinici prenderanno relativamente appunto a una posizione sull'HCV. Perché dico che è importante parlare di questa malattia? Perché 3 anni fa è successo qualcosa di sicuramente straordinario per i malati dell'HCV, cioè è stato scoperto, è stato messo in commercio un farmaco che, lo diranno i clinici, certamente ha cambiato la vita clinica delle persone che avevano questa malattia, era una malattia terribile, una malattia cronica. Quando studiavo clinica medica ci spiegavano tutte le complicazioni, la cirrosi, eccetera. È stata una prova drammatica per il nostro paese, però, perché la politica ha voluto introdurre immediatamente il farmaco, metterlo in commercio. L'AIFA fece una trattativa allora sconosciuta, non sapevamo, ecco, allora ho detto l'AIFA di allora, no, ma voglio dire, poi quando le cose finiscono bene, sono tutti vincitori. Quindi, a posteriori, diciamo che fu una scelta fatta bene, sia della ministra Lorenzini, sia della loro direttore di AIFA. Allora, però, fu un grande azzardo, perché in un momento di vacche magre, in un momento in cui il Fondo Nazionale calava, fu introdotto immediatamente questo farmaco, di cui non sapevamo bene il costo, che era sicuramente un costo elevatissimo, e le regioni sono state in qualche modo buttate a mare e adesso nuotate. Cosa abbiamo fatto noi? Noi nel 2015 abbiamo trattato 1.700 pazienti. Abbiamo speso 103 milioni di euro. Abbiamo avuto 30 milioni di euro di payback, leggo, 30 milioni di euro di payback. Vuol dire che la regione Veneto, così come le altre regioni, abbiamo sostenuto una spesa di 70 milioni di euro con il nostro bilancio, quindi abbiamo fatto un'operazione di sanità pubblica
straordinaria, che passa sotto silenzio. Se pensate, poi l'anno successivo abbiamo trattato 2180 pazienti, spendendo 125 milioni di euro con 77 milioni di payback, e nel 2017, ad agosto, abbiamo trattato altri 2000 pazienti, a fine anno ne avremo 3500, con altri, il prezzo è diminuito nel frattempo, abbiamo speso 70 milioni di euro con 40 milioni di euro. In definitiva, il Veneto spenderà alla fine della fiera, quindi l'anno prossimo, nel 2018 cureremo gli ultimi 2500 pazienti, quindi cureremo tutti i 10.000, in 4 anni abbiamo curato tutti i 10.000 pazienti. Spenderemo 450 milioni, di questi 450 milioni metà ci sono dati dal payback, l'altra metà li ha spesi il bilancio della regione, ha speso circa 200 milioni. Tenete presente che in questi giorni in Veneto c'è lo sciopero dei medici di medicina generale che ci accusano di... sono gli unici medici in Italia, medici di medicina generale, che fanno sciopero. Evidentemente li trattiamo troppo bene. Fanno sciopero perché non abbiamo dato compimento, dicono loro, al piano sociosanitario che prevedeva l'attuazione del medicina di gruppo integrato. Perché faccio questa digressione che magari non c'entra con la medicina? Perché mettere a regime tutte le medicine di gruppo integrate in Veneto, come la programmazione regionale, avremmo dovuto spendere circa 200 milioni di euro. E sono i 200 milioni di euro che abbiamo scelto invece di spendere per le medicine. Questo non significa che non faremo le medicine di gruppo integrate, ma le faremo un po' più tardi. Perché? Perché l'alternativa era dissestare il bilancio della regione, dare il piano di rientro, mettere le tasse ai cittadini del Veneto. Ora, fare chi gestisce la sanità oggi, in questi tempi di manca e manca, deve fare delle scelte. Le scelte vanno spiegate, vanno condivise. Nel caso specifico abbiamo scelto di curare questa malattia, di investire i soldi in questa malattia, l'abbiamo eradicata, spero che l'abbiamo eradicata, o che quantomeno abbiamo attutito di molto l'impatto di questa malattia. Poi i clinici ci diranno cosa dovremmo fare, la presa in carico, sicuramente ci saranno altri costi, ma sicuramente credo che la qualità, l'aspettativa di vita dei malati di HCV è stata cambiata. In questa operazione ho parlato di soldi, però se siamo riusciti a curare 10.000 persone in 4 anni è merito anche della nostra organizzazione, dei nostri clinici, dei nostri centri app, dei nostri centri spoke, dell'organizzazione che ci siamo dati e anche del coordinamento fatto dalla regione, non tanto da me ma anche ma dalla Giovanna Scroppola. Quindi è stata una bellissima prova di tutto il sistema Veneto che è riuscito a portare a casa questo risultato. Oggi ce lo diciamo, siamo anche in pochi, in un bel posto, magari bisognerebbe dirlo che ci sentisse un po' di gente in più, perché uno dei problemi del nostro sistema sanitario è la narrativa. Noi non arriviamo male, non riusciamo, cioè sui giornali escono sempre le cattive, le notizie di mala sanità, che c'è veramente quando cure migliaia e migliaia di persone. Ecco, questa è una notizia di assoluta buona sanità, di assoluta buona sanità pubblica, e forse bisognerebbe avere la capacità, la forza di dire, ma non credo che non siamo capaci di farlo, siamo capaci di lavorare tanto bene, ma non siamo capaci di raccontarci. E magari i cittadini dovremmo raccontare queste cose, dovremmo dire che questa è stata una scelta programmatica, abbiamo per adesso accantonato altre priorità e permettetemi di dirmi che un plauso a tutto il sistema sanitario veneto, nel caso specifico di quelli che sono parte di epatite C, che hanno portato a casa questo risultato. Poi fatemi sapere, Giovanna, cosa dobbiamo mettere in piedi per i prossimi anni per i malati di epatite C o per i post malati di epatite C, non so come vi chiamerete. Grazie a tutti intanto.
ringrazio dottor Mantovano. Dottor Mantovano, è brutta notizia e notizia, purtroppo il giornale lei lo conosce bene, sa che le belle notizie vanno sempre in secondo piano, purtroppo. Non fanno verde, e invece in questo caso è la notizia della... sarebbe proprio il caso di parlarne di come questa malattia che ha segnato molte persone poi alla fine si è riuscita ad essere, non dico eradicata, insomma, a questi pazienti è stata data una possibilità di cura. Adesso entriamo nel pieno della discussione sul come questi 3 anni, che cosa è cambiato, cosa è nato all'inizio, come è cambiato con questi nuovi farmaci, come è cambiato la vita del paziente, e ce lo racconta parlando sia del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sia dello Stato dell'Arte, il professor Stefano Bella, che è direttore del Centro Nazionale di Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie mille, a tutto e anche, sì, e anche per sé. Sì, questo a margine hanno ammollato queste cose, faccio un grande no. Presidente, grazie. No, sono molto onorato, per fortuna sono solo in Sanità, ma perché? Perché a me piace fare invece anche ricercatore e lavoro ancora all'Istituto di Sanità, e mi sono inventato questo centro per la salute globale, e va bene. È vero che una cosa della narrativa, quando non siamo parlando, forse non siamo tra di voi, ma siamo nel bravo paese a fare la narrativa delle cose, per esempio. Tanto lo dico anche così a marcia, ma divertente, perché uno ci posso parlare, ma che fate? No, perché la gente, come se l'istituto un po' si sa, dice, beh, si occupa. Allora io intanto mi sforzo e dico, guarda che io lavoro per la salute, perché questa visione cercavo di mettere dentro l'altra insieme a Mario Terzino, che noi lavoriamo per la salute delle persone, perché qualcuno mi dice, che stare a fare? Dico, no, noi lavoriamo per cercare di far stare bene le persone. Allora, io mi metto in piedi perché preferisco parlare in piedi, funziona così, è un po' aperto, prendere la costretta, ecco. Allora io ringrazio anche il mio amico perché gli offriamo un sacco di slide, ecco. Perché voi sapete che mi sono occupato di epatite, io sono un infettivologo, mi sa, però sono anche internista, però di epatite mi sono occupato parecchio, oltre che di AIDS, quando rapide. Ma non è che su presentazione, non la mira? Ah, non è che ne ha nulla. Provi a dire ok. Ecco, eccolo qua. Dai. Allora, io lavoro anche a questo centro della salute globale, anche lì qualcuno mi dice, ma che è questo centro della salute globale, che fate? Allora, il centro della salute globale in realtà esiste in tutto il mondo, cioè sono centinaia di centri della salute globale, ma Gavens, io me lo sono sempre occupato di salute globale, perché che cos'è la salute globale? In realtà si occupa fondamentalmente di tante malattie, e c'ha fondamentalmente l'occhio alle diseguaglianze, è quello che... ma lo fa, si occupa di diseguaglianze e dei marginalizzati, lavorando proprio gli strumenti della ricerca solida, cioè facciamo CRAE, facciamo epidemiologia, c'è anche un sacco di gruppi che fanno ricerca in base, c'è un grande progetto di vaccino per CRAE, per la cura di AIDS, tra l'altro, che è una di quelle malattie che invece non si cura, a differenza dell'HCT. E quindi, ecco, questo facciamo. E ci abbiamo, noi ci occupiamo fondamentalmente di diseguaglianze. Voi sapete che anche l'altro ieri ho fatto un grande convegno, una ministra ha creato un documento sulla lotta alle diseguaglianze e alle sull'equità, adesso, e è stato fatto molto bene, tutto a Geppo Costa, e poi tempo fa sono stato l'altra settimana al Vaticano, che ha fatto un grande convegno internazionale sulla lotta alle diseguaglianze di salute a livello globale, perché il Vaticano ha fatto un centro di salute globale, non sembra strano, ma questo Papa ha un po' di genialità. E poi, dentro questa piccola premessa, la nostra agenda di ricerca poi è questa, sono sustainable development goals, che è vero, sono stati firmati da tante persone,
tanti paesi, da tutti i paesi, poi bisogna vedere se poi li fanno queste cose, però il nostro fondamentalmente è questo, è il tre, in cui c'è una lista di cose, ok? Di cosa ti occupi, qual è la tua agenda di ricerca e di azione, ecco, sono queste cose qua, che riguarda tutto, l'AIDS, le patite, ma anche le malattie croniche, lavorare sui sistemi sanitari, ci sono anche tanti progetti sui sistemi sanitari con Ricciardi, che è il mio capo all'Istituto Superiore di Sanità. Vabbè, questa premessa, adesso vado alle patiti. È uscito il report del WHO sulle patiti e vi ricordo che l'epatite C è un disastro nel mondo, ma l'epatite B ancora peggio. Noi per fortuna, devo dire, avevamo tanto criticato il vaccino dell'epatite B all'inizio, ricordi quante polemiche anche inutili ci sono state, invece noi l'epatite B obiettivamente in Italia, insomma, siamo stati bravi a. Invece l'epatite C, ecco, è un po' meno, ma ce n'è un botto nel mondo, pare ci sono 70 milioni di persone viremiche nel mondo. E questa è l'incidenza nella popolazione generale. Noi pare che ci abbiamo 800.000 viremici, questa è l'ultima stima, e siamo uno dei paesi più viremici che ce l'ha. Devo dire che questa slide mi fa vedere che mentre la mortalità per l'HIV sta scendendo, proprio più importante, anche grazie al lavoro che è stato fatto, anche da tanti qui, è quella che sale invece per la mortalità per epatiti, queste sono per tutte le epatiti, diciamo, però insomma comunque è una di quelle che sta, mentre le altre, le grandi, insomma, le grandi epidemie, tubercolosi, malaria, va un po' meglio per tanti motivi, l'epatite è quella che sta crescendo come morti. E il nostro paese, allora il discorso che adesso si sta pensando a eliminare, ecco, e qui anche ho usato un po' la tua slide, perché questo sarebbe l'obiettivo del WHO del 2030, e sarebbe, l'idea sarebbe di trattare l'80% dei pazienti eliggibili, cioè quelli viremici, diciamo, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza, cioè le nuove infezioni al zero, ridurre la prevalenza almeno del 90% e ridurre del 65% la mortalità associata all'HIV. Questi sarebbero gli obiettivi del WHO. Qui bisogna mettersi, noi tra l'altro come paese siamo purtroppo non messi bene, perché noi siamo tra i paesi che hanno il maggior numero di viremici, vedete, siamo intorno agli 800.000 viremici. In Europa siamo veramente, insieme alla Romania e alla Spagna, copriamo praticamente tutta l'epatite C. E quindi questo è il dato di Abriuli recente, non so se è così, ma così sembra che adesso, sapete, abbiamo sparato dati, non so se vi ricordate, 3 milioni, 200.000, 500.000, cioè, per un po', perché non c'erano i dati, adesso questi sembrano i dati veri che ci abbiamo nel nostro paese. E naturalmente ci abbiamo anche in età avanzata, buongiorno, ci abbiamo un'età avanzata dei nostri pazienti, perché il picco è arrivato a quegli anni là, diciamo, picco di atrofia, non so come lo vogliamo chiamare, poi, e sapete che il problema è questo, fondamentalmente, anche per i politici, questo è il problema, che la spesa per i pazienti viremici viene dopo, cioè prima di infetti, dopo 20 anni c'è la spesa sanitaria. Quindi poi sono questi discorsi difficili, ma lo hanno quelli sempre per far capire poi al politico, cioè guarda che tu tratti qualcuno, poi dopo risparmi, è così, ma risparmia il ministro dopo, diciamo, no scherzo, no, è così, dice. Cioè, no, scusa, io intanto scherzo, dico cose scherzate, scherzose, diciamo, tanti soldi lo butto adesso, no, questo è il problema. Comunque è vero che questo è stato. E noi adesso lavoriamo con Razzani, non so se voi conoscete questo Center for Disease Analysis, lo conoscete, succede benissimo, che fa queste proiezioni, adesso faccio vedere due modelli che abbiamo fatto. E vabbè, detto questo, questo diciamo era Alberti,
giovane che stiamo portando avanti. Buone speranze, sì, che stiamo portando avanti. E in realtà questo era un po' quello che si faceva prima, cioè diciamo che come anche il successo per l'AIDS, abbiamo trattato quelli che stavano peggio. Ed era giusto, diciamo, anche se poi abbiamo visto che i benefici ce l'hanno. Chi ce l'ha prima, adesso ti faccio vedere qualche dato. È chiaro che se tu tratti uno con la cirrosi, benissimo, gli eradichi il virus, ma la cirrosi proprio se lo porta per altri 10 anni. E quindi, però, non è, però è giusto, cioè vuol dire ha un senso trattare chi sta proprio male, no? Vabbè. E qui bisogna anche capirsi un attimo sui termini. Per esempio del professor Abilenti, cioè una cosa è controllare la malattia, una cosa è eradicare, ma forse è più corretto parlare di eliminazione, perché la WHO parla di HCV elimination, che è qualcosa di più ragionevole, perché la eradicazione, che significa l'assenza totale di casi umani, come nel vaiolo, non la vedo. Quindi parliamo di HCV elimination, questo è giusto, come è successo, come stiamo cercando di fare con la polio ancora gira, però insomma obiettivamente quasi non c'è. Detto questo, quindi mettendosi d'accordo sui termini, noi quello che vogliamo fare è questo, eliminare l'H5 nei corti, nei gruppi ad alta prevalenza. Devo dire che nel 2013, quando hanno cominciato a facciarsi questi farmaci, insomma il trattamento è partito, le bolle sono la dimensione dell'epidemia nei paesi, ne stavamo più o meno qui. Il problema era la quantità di pazienti diagnosticati, cioè il cosiddetto iceberg, che era poi così. Adesso sta salendo, adesso finalmente anche qui sono arrivate un po', costa un po' meno di farmi, sono arrivate altre eliminazioni e quindi diciamo che adesso sta salendo. Noi abbiamo una grande corrente, l'abbiamo messa su ai tempi, diciamo, come si dice, in tempi non sospetti, cioè abbiamo capito che bisogna studiare. Non ce l'ha finanziata nessuno, no? Lo dico veramente, abbiamo nel ministero, manco l'AIFA, perché dicevamo no, non va bene, a quei tempi io non c'ero, diciamo che, però diciamo, l'abbiamo messa su comunque, perché devo dire c'è stato un tale contributo di volontà dei clinici, dice sì, la facciamo, lavoriamo gratis, cioè molti hanno contribuito veramente, sì, perché ci vuole. Perché a differenza dei registri, scusate, questa è una cosa che vi implemento, anche dell'AIFA, i registri dell'AIFA per esempio sono registri di utilizzo del farmaco, però il registro di utilizzo del farmaco non ti dà il senso della malattia. Bisogna fare dei registri, scusate, queste sono delle cose che ho detto, siamo discorsi, i registri devono essere di patologia, non di uso del farmaco, quello vabbè certo serve per capire, ma io voglio la patologia. Il registro Pinter, questo qui che abbiamo, in realtà ha il vantaggio di avere tutti i pazienti, una vera coorte, cioè chiunque varca quella soglia per quei 3 mesi di apertura, allora chiunque, sia che sia solo il reddito, sia che abbia la cirrosi, viene monitorizzato. Quindi io ho in un certo senso il quadro dei pazienti in care. Infatti diciamo al ministero, guarda, se tu vuoi sapere, se vuoi aprire fino a F2, beh, io ti dico quanti ce ne sono. C'ho un campione rappresentativo, questi sono tutti i centri, abbiamo più di 100 centri, abbiamo un campione rappresentativo della popolazione in care, quindi tu puoi sapere quante cirrosi, quanti F0, quanti F2, facendo diviso 800.000, ti dico quanti ce ne sono se li vuoi trattare tutti. Adesso abbiamo quasi 11.000 pazienti trattati e vedete, abbiamo ormai 4 anni di follow-up. Quindi non è male, quindi abbiamo la storia naturale dei pazienti, che è quella che conta. Abbiamo fatto adesso, finalmente stanno uscendo i lavori, all'inizio diciamo, bah, invece perché tutte le corti vanno maturate. Io lo vedo quando lavoravo sull'AIDS, ci volevano anni per maturare i dati che avessero un senso. Quindi all'inizio c'eravamo solo la descrittiva, ma adesso abbiamo, ecco, per esempio, questo è un lavoro molto importante che è uscito da poco, con tanti amici che hanno messo i dati dentro, e noi abbiamo fatto
modernizzazione della costa efficacia di trattare tutti verso trattare soltanto i più gravi. Quella cosa che diciamo prima. E effettivamente questo è stato fatto con due scenari, la cosa che diceva allora trattiamo tutti, e effettivamente con una modernistica che prevedeva l'analisi della progressione, cioè quanto tempo ci passi a dare F0, F1, quanto tempo ci vai. Beh, abbiamo fatto una cosa che non vi sto spiegando perché io sono tanto bravo, non so, invece qui c'ho la scrocca, eccola lì la nostra esperta di costo efficacia, e insomma abbiamo visto che effettivamente è costo efficace trattare i pazienti, anzi abbiamo anche, siamo andati anche a vedere non solo l'ISA, che vedete i lavori sanno cos'è, ma siamo andati anche a vedere quando diventa cost saving. Ecco, noi cost saving vuol dire che invece lo Stato risparmia in prospettiva, e intorno ai 4.000 euro il trattamento dovrebbe essere, il trattamento dovrebbe essere 4.000, e infatti è quello che ha usato anche il buon Mario Grazini dicendo questo sarebbe il prezzo che noi potremmo pagare. Ma lascia perdere, non so esattamente come siamo messi, ma insomma questo è l'obiettivo. E voi sapete che effettivamente anche grazie ai dati di PIL a un certo punto i criteri dell'AIFA sono stati allargati. Abbiamo fatto un aggiornamento delle stime epidemiologiche, diciamo, che Mario ha presentato all'AIFA l'altro anno, e adesso questi sono, diciamo, gli algoritmi. Qualcuno dice scusa che ci sono 11 algoritmi, cioè teoricamente trattare tutti. Vabbè, a noi questo però ci serve perché poi nella scheda serve per capire quanti ne trattiamo, di quale categoria. Stiamo pure ampliando questo adesso, stiamo lavorando con 100 trapianti, perché sapete che adesso c'è la possibilità di trapiantare degli organi per le persone con l'epatite C, cioè possono, gli eradicati possono donare. Quindi teoricamente c'è la necessità di trattare il trapiantato anche, che non è un HIC positivo, è un HIC negativo, ma potenzialmente se gli è scappato un virus vivo nell'organo trapiantato, invece va pulito. Non so se, vabbè, questo è un dettaglio, però è interessante come metteremo anche la possibilità di trattare i non infetti, non so come alcune cose. Comunque, vedete, questo adesso, i nostri argomenti, guardate la situazione come sta cambiando per quanto riguarda la tipologia di pazienti arruolati dentro proprio la coorte, non quelli trattati. Sto dicendo, vedete, sta cambiando. Prima c'eravamo soprattutto pazienti con cirrosi, eccetera, cioè adesso effettivamente quindi stanno uscendo, diciamo, dalla coorte, stanno entrando in sala. Diciamo, in Italia sono diventate 100.000 persone. Adesso, quindi sono tanti, 10.000 trattamenti avviati e con almeno una scheda, questo è il registro iPhone, diciamo, dei trattamenti. Noi abbiamo fatto adesso invece questo lavoro di modellizzazione che abbiamo mandato adesso, che è molto molto interessante, riguarda quel discorso dell'OMS del 2030-2020, cioè, l'abbiamo fatto con questo centro, con questi del Polaris e del Centro for Disease Analysis di Razzavi, e devo dire che in realtà dipende, a seconda se riusciamo a fare questo linkage to care, una parola in care, non stiamo parlando di trattamento, ma legati ai centri, il 40% dei viremici o il 60% dei viremici o l'80% che sarebbe, beh, in realtà se voi andate a vedere noi riusciremo a ridurre del 50% entro il 2020 le morti per l'epatite, per l'HCV, per legati all'HCV. Quindi già è un bellissimo risultato, sempre parlando di 250.000 viremici, pensiamo di vedere. E poi in realtà anche qui target del WHO del 2030 è qui, questa lineetta verde, la vedi questa qui, questa sarebbe la riduzione del 90% dei viremici nel 2030. E noi stiamo messi così, se trattassi soltanto quelli sopra l'F2, come era all'inizio, diciamo,
non ce la facciamo. Poi abbiamo modellizzato con la differenza di vinte e succhere, quindi se riusciamo a mettere dentro l'80% ci saremo, questo è ci si. Ora è vero che quello che noi diciamo è che l'HCV non è l'H1, quindi anche nel discorso della eliminazione del WHO c'è una priorità da dare, cioè come dire, non è che possiamo proprio andare tutti, proprio perché la priorità è quella tanto, cioè se non dopo non possiamo più darmi un aspirina, scusa, non sto dicendo che e poi c'è un discorso di trasmissione, no? Non è che si trasmette, non è che il trattamento impedisce la trasmissione, si sa come avviene, certo ci sono ancora delle sacche importanti di infezioni acute da epatite C in alcune popolazioni, però insomma e anche lì c'è il discorso di treatment as prevention che potremmo pensare di mettere su, così come abbiamo fatto per l'AIDS, si sa che il trattamento per l'HIV impedisce la trasmissione, può succedere anche qui in alcune categorie di persone, ma e quindi mi avvio verso la fine, questo è il discorso, il problema è l'iceberg, diciamo, è andare a capire quanti riusciamo a diagnosticare, perché adesso abbiamo trattato più gravi, abbiamo abbattuto la mortalità, forse è vero che nel 2020-2021 dovrebbero esserci più le morti, salvo che qualche morte purtroppo ci sarà, cioè non ci saranno più perché purtroppo qualcuno morirà, diciamo, perché ce l'ha troppo avanzata, però gli altri li abbiamo fermati, non so se mi si è fermata la progressione, non vogliamo di fare altre cose perché nessuno vive per sempre, quindi allora il problema qui è adesso parlando di accesso, io mi occupo tanto di accesso ai farmaci e lo sto facendo anche a livello europeo, c'è tutto un movimento adesso che, e questa è un'altra delle cose che dice beh ragazzi bisogna che ci risediamo un attimo per capire anche il pricing, come viene fatto. Ci sono tante associazioni, il WHO ha un coordinamento adesso insomma solo di questo, perché il problema dell'HCV è stato questo, è stato il discorso del costo della sostenibilità e qui certo il problema è che ci sono varie possibilità, o negozi, e questo è stato fatto quanto è stato negoziato all'inizio in un certo modo, o meglio. Poi c'è il discorso della competizione, adesso è arrivata la competizione, sono arrivati altri farmaci e allora non c'è più il monopolismo, diciamo, la situazione monopolistica. E poi c'è il discorso dei generici, che effettivamente per l'HCV, per l'AIDS ha risolto il problema in molte parti del mondo, per l'HCV lo sta anche, è un discorso da affrontare. E poi c'è questi due altri aspetti che devo dire che c'è il voluntary licensing, cioè il fatto che il produttore del farmaco originario dà la licenza a un genericista, e sta succedendo in alcuni paesi, oppure c'è il compulsory licensing, dice guarda me ne frego del brevetto, lo dico io, e questo effettivamente è stato pure minacciato, questo era un po' notato forse, però nel licensing c'è successo come vedete, questi sarebbero i costi, questa è vecchia di slide, però sono dati veri, diciamo, erano i dati del prezzo del supporto del primo farmaco tirato fuori, noi stavamo invece benino, stavamo qua, diciamo, almeno apparentemente, però poi voi sapete qual è il problema vero, è che il costo di produzione di questi farmaci è bassissimo in realtà, sono farmaci che costano due lire, adesso vi dico anche parlando per esempio dei farmaci dell'HIV, adesso ne parlo proprio di secondo solo, ma sapete che il dolutegravir, che è uno dei farmaci che usiamo qui per i pazienti con l'HIV, adesso costa $70 all'anno in Africa, adesso è stato negoziato adesso il prezzo, $70 qui costa 13.000, adesso dietro lo stesso farmaco, quindi noi stiamo portando i farmaci dell'AIDS con i buoni, perché la volta non stanno per la seconda generazione più di vecchio, ma adesso l'idea non mi dà tanto, da quando ho fatto anche io nel WHO abbiamo equiparato gli standard, cioè
cioè uno standard solo di due, non è che ci sono due modelli. E vedete, questo è il voluntary license che ha fatto anche la Libia, devo dire, in alcuni paesi, che però non copre tutte le bisogni. Ecco, questo è vero, c'è un problema di bisogni, ci sono dei paesi in cui vedete ci galoppa questi qua, in cui non c'è il voluntary license, in cui comunque benefico ma non sufficiente. Vi faccio un esempio, parto un attimo, ma sorprendente poca roba. Questa era la situazione del 2000, delle morti per AIDS in Africa e da noi. E nel 2000, quando sono stato nominato presidente della Società Mondiale dell'AIDS, e lì vi reparo perché un po' il discorso è lo stesso, questo discorso dell'accesso alle cure. E mi ricordo che lì ho fatto una cosa, forse l'unica buona della mia vita, che ho deciso di portare la conferenza mondiale di Lula, perché la facciamo sempre nei grandi paesi, la conferenza delle 20.000 persone, qualcuno di voi se ne ricorda, ancora stiamo facendo, e tutti i medicini mi avevano detto a quel tempo, guarda, è una gran cavolata perché non c'è mai nessuno. Invece sono venuti tantissimi, e quindi poi c'era questo uomo qua che effettivamente è uno di questi, ce ne stanno pochi, e effettivamente la conferenza ha smosso il mondo, ha cambiato la storia dell'accesso alle cure. Oggi abbiamo 20 milioni di persone in trattamento con farmaci anti-HIV, grazie anche a quello che fa anche tanto e anche grazie ovviamente al, e questo è l'impatto, vedete, la curva sta scendendo dei morti, come è morto la Roma, la cosa è stata l'impatto dei genetici. Questo è l'abbattimento dopo l'Urban, dopo la nascita del Global Fund, che è utilizzata una cosa immediata, perché finalmente che cosa era successo di interessante? Era successo che DOA, che è la World Trade Organization, cioè l'associazione che difende i brevetti, dopo tutta la pubblicità che sarà fatta a Durban, dopo le Nazioni Unite, ha fatto una cosa che effettivamente è impressionante, ha detto che se un paese ha un problema di sanità pubblica importante e non ha i soldi per curare la propria popolazione, può saltare i brevetti, cioè può importare i genetici, che tra l'altro non riguarda mica solo i paesi ricchi, potremmo fare noi anche, se tu non hai i soldi, scusa, parto anche un po', perché se non hai i soldi per trattare i pazienti bene, e tu sai che ti dico, lo faccio io il farmaco, tanto c'è un momento, basta. Suggeriamo a Zaglia che sta trattando, ecco, l'autonomia. Beh, lo so, ma sai che a volte ma l'abbiamo pure minacciato anche come AIFA, ti ricordi? Dice, no, perché noi abbiamo il farmaceutico militare, che sarebbe un istituto che potrebbe fare, perché ci vuole un momento a fare. Sono facili, non sono farmaci biologici che devi fare, ecco, quindi per capirsi. Comunque è estremamente interessante. Poi, per finire, siccome uno degli obiettivi del Sustainable Development Goal 3 è lo universal health coverage, cioè la copertura sanitaria, cioè il sistema sanitario italiano nel mondo, portato al mondo, diciamo, con tutti i suoi difetti, però l'idea sarebbe di portare la copertura sanitaria, compreso il risk protection, cioè la parte assicurativa, ma soprattutto l'accesso alle medicine e ai vaccini e alla terapia. Questo sarebbe un obiettivo un po' visionario, cioè una specie di ipotetico, ma insomma è bello averci davanti. E io adesso stiamo lavorando su questo, diciamo, come portare le medicine essenziali, che includono i farmaci per l'epatite, e includono essere anche gli oncologici, quindi la lista, nuova lista della prigione dei farmaci essenziali include anche i farmaci buoni, quindi ci abbiamo detto adesso a tachipirina perché e quindi ecco, questa è una cosa che ho scritto da poco, dicendo, vedete, sul discorso dell'accesso alle medicine in generale alcune lezioni che abbiamo preso dall'AIDS in realtà potrebbero essere usate, ma non so di tanto soltanto del composto di AIDS, ma anche tutto, non so, pubblico privato che abbiamo fatto nell'AIDS, la tubercolosi, la malaria, è stato lavorato molto sulle modelli di pubblico privato che ha funzionato molto bene. Il pubblico privato vero, cioè in cui il pubblico mette i soldi, cioè
partecipa al rischio e quindi poi il prezzo lo decidiamo insieme, cioè ce l'abbiamo due di prezzi, il mio e il tuo, e quindi è molto interessante. Adesso io finisco perché questo è un po' un'utopia, questo è un faro, no? Che cos'è un faro? Ecco, il faro è un esempio di bene pubblico, quello che si chiama il public good, perché il public good è fatto così, che chiunque può usarlo e nessuno usandolo lo toglie a mano. L'acqua fresca, l'aria che respiriamo, i parchi, quelli sono i parchi belli pubblici. Questa è la definizione di public good, ci sono miliardi di testi sul public good. E quindi diciamo che una delle mie idee utopistiche è questa, cioè che anche i farmaci essenziali e la salute dovrebbero essere considerati come beni pubblici globali. Quindi la direzione dovrebbe essere questa. Certo, ci sono tante cose competitive adesso, gli stati, i paesi sono occupati di tante cose, però l'idea di avere la salute come bene pubblico è, secondo me, un obiettivo che non solo i medici, ma chiunque si occupa di sanità dovrebbe avere in mente. Mi fermo qua. Grazie. Grazie Presidente Nella. Io mi volevo agganciare a quest'ultimo faro e alla sostenibilità e a questo concetto di bene pubblico per fare una domanda al dottor Mantoan prima che ci scappi. Il Veneto in questa posizione, abbiamo visto che è cambiata la vita in questi 3 anni, è stato veramente un cambio epocale. E come vede il futuro per la cura dell'ACI? Come vede il futuro della come vedo il futuro della cura dell'HCV? Sì, questo non te lo ricordo, non te lo dirò in principio. Quello che... No, prendo spunto dalla tua domanda, da quello che ha detto il professor Vega per fare questa riflessione. Allora, l'industria farmaceutica mondiale ha fatto degli investimenti straordinari e stanno uscendo dei farmaci straordinari. L'epatite C è stato forse il primo che cambia la storia clinica in maniera drammatica, ma non drammatica nel senso positivo, dei pazienti. E ci sono i farmaci oncologici ad alto costo, ci sono i farmaci contro le malattie autoimmunitarie, usciranno, sto per uscire, i farmaci che hanno un'azione drammatica sul metabolismo, sul colesterolo. Sono sicuramente farmaci che interessano milioni di persone. L'opinione pubblica certamente poi viene in qualche modo interessata perché poi è l'industria farmaceutica capace di fare male, no? Quindi quando tu a un malato spieghi che arriva un farmaco che cambia la vita in 30 secondi, questi poi lo vogliono giustamente. E allora si pone il tema della sostenibilità. Bella prima. Cioè, noi siamo in grado di sostenere questo. Noi siamo noi in Italia siamo in crisi, sono quasi 10 anni che il Fondo Sanitario Nazionale non aumenta. E adesso che la ripresa economica c'è, PIL sta aumentando, siamo alla vigilia di una elezione, quindi cerco di misurare le parole, però anche l'ultima finanziaria che si sta votando, il Parlamento, che poi la finanziaria vota il Parlamento, ha deciso di non investire nel sistema sanitario pubblico. Quindi non ha fatto nome del Parlamento. Noi stiamo andando verso una percentuale di PIL che è simile alla Grecia. Quindi il fatto che venga immesso nel nostro paese, che vengono immessi nel nostro paese, farmaci innovativi, e oggi la vera innovazione sta nei farmaci, nei prossimi anni sarà incompatibile con il livello di finanziamento del Fondo Sanitario. Per cui
alla politica dovrà porsi, la politica, la prossima politica, il prossimo governo, il prossimo ministro dovrà porsi questo tema. O facciamo come i paesi, alcuni paesi dicono, io me ne frego il brand, investo sull'industria farmaceutica militare e comincio a produrmi e farmaci, se dico che sono anche i facili produzioni di basso costo. Sì, sì, certo. Oppure si deve fare una politica europea, appunto si fa una trattativa europea sui farmaci, cioè andare al singolo paese, la Germania, la Francia, l'Italia, cioè andare a fare, si dovrà fare una trattativa europea, quindi 400 milioni di abitanti che ricevono per i farmaci. Però la sfida futura è questa, ma io vedo che l'innovazione passa attraverso i farmaci. L'industria farmaceutica ha fatto il suo mestiere, ha fatto investimenti, ha investito, è un privato, giusto per farci questo. L'industria farmaceutica pubblica in Italia è sparita, non so se ci sia in giro per il mondo, ma credo che non ce ne sia. E in questo gioco delle parti lo Stato deve fare da moderatore, no? Tra il gioco antico, cioè non stiamo scoprendo niente di nuovo, no? Però il tema fondamentale nei prossimi anni sarà quello dell'impatto finanziario dei farmaci. Io posso dire una cosa prima di scappare, che purtroppo ho il treno, scusate, devo tornare, mi scuso veramente. Sai una cosa, Anton, che pensavo, adesso mi stavo alzando proprio per andare via, non per fare una scusa, te non mi preoccupare, insomma questo ricomincia. Allora, no, non guardarmi la strada. No, era questo, che sai, ci sono questa ondata di innovazione che sta arrivando, ma non solo farmaci, ma i dispositivi. Sai che cos'è che non abbiamo ancora innovato, però voi l'avete cominciato a fare? E con Ricciardo stiamo coordinando un grande progetto europeo. Quello che noi abbiamo sempre di medicina traslazionale, no? Ma solo che il traslatore, il traduttore, è il sistema sanitario. Noi forse siamo rimasti bloccati, non abbiamo innovato i sistemi sanitari, i sistemi sanitari sono rimasti gli stessi, salvo in alcune regioni, cioè modelli innovativi di portare le cure, non ci sono, siamo fermi sempre quello, ospedale centrico, so quello che voi state dicendo, una cosa diversa, ho sentito, però bisogna innovare anche chi porta poi l'innovazione al letto del paziente veramente, perché i sistemi sanitari sono rimasti bloccati, si può innovare e quindi risparmiare entro certi limiti, rendere più efficace il sistema sanitario in maniera da poter portare questi benedetti innovativi a chi ne ha bisogno. Scusa, era una battuta, mi dispiace di dovervi lasciare, però ci vediamo molto presto. Professore, grazie, ringraziamo della presenza. Grazie. Ci posso coinvolgere il professor Alberti, dottor Matone ha parlato del ruolo dei clinici. I clinici hanno tutto il compito di decidere, di decisori, di creare questo percorso. Certo, assolutamente, anche in particolare per l'epatite C, che è una patologia peculiare in Italia in termini sia di numeri, fascia d'età e stadi di malattia. Adesso lo Stefano è andato via, però il modello Peter è molto interessante, quel modello che ha fatto vedere, però secondo me sovrastima ancora il numero di pazienti che andremo a trattare con l'obiettivo di eliminazione. Cioè tutti i modelli dimostrano, lo diceva il dottor Matone, anche il controllo di malattia l'abbiamo raggiunto. Cioè, ormai abbiamo già raggiunto un controllo molto efficace di malattia. I dati del Veneto, ha l'unica piattaforma e database che monitorizza gli auti a lungo termine, già dimostra in modo eclatante la riduzione di complicanze nel paziente cirrotico, la riduzione della richiesta di trapianti, eccetera. Quindi il controllo di malattia è sicuramente già raggiunto. Se vogliamo raggiungere l'eliminazione, dobbiamo fare conto con quella che è l'epidemiologia italiana e in un modello di eliminazione a 10 anni da oggi, ovviamente alcune fasce d'età asintomatiche, non diagnosticate, possono essere considerate come classe d'età che non rientrano in quella. Per esempio, noi abbiamo un modello in Veneto, stiamo facendo un modello in Veneto, che corrisponde ai modelli fatti
cui il 43% dei soggetti con MDC oggi sono sopra i 70 anni, il 27% sono sopra i 75 e non hanno patologie significative. Che significa che quando noi modelliamo la eliminazione di MDC a 10 anni, rimaniamo con un numero di soggetti da trattare sostenibile, con i prezzi attuali è sicuramente sostenibile. Il problema sarà la diagnosi, cioè il sommerso che va ovviamente diagnosticato con dei screening mirati, ma questo ne parleremo in una tornata successiva. Quindi assolutamente i clinici credo siano pronti ad affiancare le istituzioni per creare un modello sostenibile, etico e sostenibile, sostenibile ed etico, per raggiungere un obiettivo che è di grande ambizione, ma a mio parere è assolutamente raggiungibile, grazie soprattutto alle strategie che sono state utilizzate fino ad oggi e a quelle che sono anche l'impegno di tutti i clinici nell'ambito di EPA. Vuole dire una cosa? Abbiamo 5 minuti, se qualcuno vuole fare qualche domanda al dottor Mantoan, che poi ci scappa, o al professor Alberti. Sì, prego. Aspetti, aspetti che vengo lì col microfono perché ha una voce forte, ma credo che l'ultimo file non la senta. Grazie. Associazione EPAC, il vicepresidente. E per quanto riguarda, interessante, volevo ringraziare per lo sforzo fatto qui in Veneto e le risorse aggiunte, perché sappiamo anche nel Lazio e in altre regioni hanno dovuto mettere altri fondi oltre a quello dell'innovativo, e per questo vi ringraziamo. E non è una domanda, ma visto che è qui e poi deve andare via, interessante quella cosa di comunicare lo sforzo che ha fatto la Regione Veneto. Noi siamo a disposizione perché abbiamo gli strumenti comunicativi, abbiamo tantissimi iscritti sia in Veneto per quanto riguarda i pazienti già curati o che saranno in cura all'HCV, abbiamo questa potenzialità, vi riparliamo con la dottoressa Scroccolo e avremo una bella idea per comunicare, anche perché abbiamo anche, oltre all'invio telematico, un registro dove abbiamo tutte queste persone, abbiamo anche degli strumenti cartacei per arrivare nei vari centri prescrittori e fare un inserto particolare dove voi ci darete dei dati e ci direte abbiamo fatto questo oltre a quello che il governo ha messo. Tutto qua. Dottoressa Boresi, sì. Lei ha la detta stampa di Azienda Zero, quindi hai compiti per casa per i prossimi mesi. Sì, la comunicazione nei temi, soprattutto in malattie così di nicchia, passate nel termine di nicchia, è molto difficile, perché è molto facile comunicare quando una patologia, una malattia o un fenomeno investe tutta la popolazione o ha un carattere, assume un carattere emozionale. Quando è un fenomeno così ristretto è molto difficile comunicare. Però è giusto comunicarlo, perché soprattutto si tratta di una buona pratica che abbiamo visto, di un'alleanza tra i clinici, l'industria farmaceutica e chi amministra, che ha creato veramente una buona pratica, una buonissima pratica che negli ultimi 3 anni, come diceva il professor Alberti, ha trovato una risoluzione a un problema che sembrava veramente dilagante. Quindi ho i compiti per casa e li assolvo molto volentieri. Sì, no, è un problema ristretto, cioè è un problema di salute pubblica fondamentale, perché è la prima causa di cirrosi, malattie croniche di fegato, quello che c'è un altro pianto di fegato, quindi è una nicchia. E adesso possiamo dimostrare la storytelling, come diceva molto bene, è tornato a Veneto, grazie alla piattaforma del mio autore, a tutta la corporazione, a tutti i clinici, hanno storytelling di grande successo sugli outcome clinici, quindi credo che sia il momento sicuramente di trasmettere questo in prima fase di controllo partito. Benissimo, c'è qualche altro intervento? Dottor Mantoan vuole chiudere questa mattinata, prima parte della mattinata, noi abbiamo un piccolo break e poi abbiamo una grande tavola. Io vi saluto, vi ringrazio.
promessa della regione è quella che sostanzialmente di allargare. Io credo che questa storia di questa malattia va continuata, va raccontata, dobbiamo impegnarci a raccontarla. Dobbiamo capire bene, perché secondo me uno dei dati che insomma, il professor Vella me l'ha detto fuori il microfono, ma noi siamo una delle poche regioni che riesce a portare dati, quindi quello che è stato all'inizio sbandierato dalla ministra, no, dicendo è vero, introduciamo nel mercato questo farmaco, è costoso, però nel tempo ci sarà una riduzione di costi per il sistema. Ecco, io credo che noi in Veneto saremo in grado di dare questi dati, credo che saranno poche le regioni che riusciranno anche a fare questo HTA, cioè è importante far capire, dimostrare che questo non è stato un costo, ma è stato un grande investimento in termini di salute pubblica, e quindi e poi cercare di capire, di monitorare, di affinare i percorsi di presa in carico di questi pazienti e il monitoraggio di questi pazienti. Magari tra un anno anche fare, ricordiamoci di fare un'altra giornata come questa, perché questa è una bella pagina di sanità pubblica italiana e anche del nostro bene, che dobbiamo in qualche modo riconoscerci tutti, perché è stata veramente un'opera di squadra, non da poco. Ringrazio il dottor Mantoani, adesso abbiamo una pausa e abbiamo una tavola rotonda che sarà coordinata dalla dottoressa Scroccaro nella seconda parte della mattinata. Grazie.